potevo fare a meno di stare qui con voi, anche se ho una bronchite, ma la bronchite non vincerà, vincerete voi. Questa è una minaccia grave alla democrazia, quella che stanno facendo la maggioranza in questo paese, perché democrazia è governo della maggioranza nel rispetto dei diritti dell'opposizione, e questi signori invece vogliono governare disprezzando l'opposizione, che è pilastro della democrazia, organo della sovranità popolare, l'opposizione. Ringrazio il Movimento 5 Stelle, di cui non faccio parte, di cui sono un fermo sostenitore, sono un sostenitore del Movimento 5 Stelle, che nei momenti gravi di questo paese fa sentire la sua voce. Ricordo ancora oggi quel giorno in cui venni a difendere quei ragazzi che erano in cima a questo edificio per difendere l'articolo 138 della Costituzione rigida. E allora questo momento è grave, io non ho molto tempo da dedicarvi, del resto è giusto che parlino gli altri. Vorrei dirvi solo questo, che questo è un attacco simile a quello fatto dai fascisti con la legge Acerbo. Questa è una legge liberticida che serve a creare caos perché altri devono governare, cioè si vuole creare una situazione di ingovernabilità per dare al Presidente della Repubblica, che dovrebbe intervenire. Bravo! Dovrebbe intervenire il prossimo anno, Presidente della Repubblica, 48 della Costituzione, che dice che il voto è libero, è uguale, personale, uguale e segreto. Qui non è né libero, né uguale, né personale, perché la legge viola questi principi, ma viola anche l'articolo 72 della Costituzione, che non consente la fiducia in casi di legge elettorale. E allora questa è una grave violazione della Costituzione. L'articolo 74 impone al Presidente della Repubblica di intervenire per bloccare le leggi incostituzionali e impone di intervenire anche durante la formazione delle leggi, prima della sua promulgazione. Quindi già adesso 87 può intervenire la Costituzione. Va bene, io vorrei dire questo. Noi abbiamo avuto la Costituzione dei partigiani e a loro ci rivolgiamo perché ci diano forza per difendere la democrazia. La Costituzione non è un arido elenco di articoli senza nome. È il testamento spirituale di 200.000 morti. Dietro ogni articolo della Costituzione ci sono giovani come voi, caduti combattendo, giovani che hanno dato la vita perché le parole giustizia, libertà e democrazia venissero scritte su questa carta. E se qualcuno vi chiede dove è nata la Costituzione, andate sulle montagne dove i partigiani sono stati assassinati, andate nelle campagne dove sono stati impiccati, andate nelle carceri dove sono stati torturati. Là dove è morto l'italiano per riscattare la dignità del popolo italiano, andate lì col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Battiamoci, grazie al Movimento 5 Stelle, perché ancora una volta difensore della democrazia repubblicana. Se noi non vinciamo questa battaglia, imbocchiamo la strada del fascismo, e di come sta accadendo in Germania. Grazie e vi saluto.
Grazie Presidente. In molti di voi ci hanno detto che comunque questo invito alla piazza è stato